Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento della serie Tra cielo e terra di quest'anno e abbiamo un relatore che, beh, parte è un nostro socio, membro del consiglio, fisico, divulgatore, appassionato, Giuseppe Piccinotti, che già ci ha trattenuto gli altri anni con conferenze e conversazioni su personaggi storici della fisica del secolo scorso oramai, e quest'anno ci presenterà uno dei fisici più importanti del Novecento, che è Enrico Fermi, tra l'altro un italiano, premio Nobel. Comunque lascerò a lui tutta la descrizione della persona e delle scoperte e delle iniziative che ha promosso. Direi a questo punto è quasi d'obbligo dire fermi tutti e passiamo ad ascoltare il racconto di Giuseppe. Grazie. Grazie. Bene, intanto vi ringrazio di essere qui. Non so quanti di voi hanno subito l'intero ciclo cominciato 3 anni fa. Comunque questa volta, come diceva giustamente Vanni, parliamo finalmente di un italiano, anzi di una scuola di italiani che ci ha resi leader nella fisica almeno per qualche anno. Questi sono alcuni dei cosiddetti ragazzi di via Panisperna: Enrico Fermi, Franco Rasetti, Edoardo Amaldi, Emilio Segré e questo un po' meno famoso è Oscar D'Agostino. Non sono tutti, sono solo alcuni. Poi li vedremo, li conosceremo tutti, sono pochi di più comunque, se no ci vorrebbe una vita a raccontarne le storie. Allora, dicevo, c'è in un certo senso un ciclo, no? Dal 2016 avevamo parlato di Oppenheimer, che era il direttore scientifico del progetto nucleare bellico americano, e abbiamo approfittato dell'occasione per parlare della storia vista dal lato degli Stati Uniti d'America. Poi abbiamo visto, ecco, vediamo anche che Oppenheimer è nato nel 1904, Fermi nel 1901, cominciamo a vedere un po' anche questi parallelismi. Nel 2017 abbiamo parlato di Sakharov, l'uomo che diede a Stalin la bomba H, non semplicemente la bomba atomica, la bomba a fusione. Sakharov, molto più giovane, nato nel 21, diventò poi dissidente e prese il premio Nobel per la pace, pensate voi. Heisenberg, punto di vista della Germania, ovviamente un punto di vista non condivisibile, come si dice, e era stato il leader scientifico del programma nucleare tedesco di Hitler. Però Heisenberg, più di ogni altra cosa, era un super genio della fisica, cioè era una persona che quando aveva 23 anni ha sviluppato, ha fondato la meccanica quantistica nella sua formulazione matriciale, poco prima di Schrödinger nella formulazione ondulatoria, prese il Nobel del 1932 quando aveva appunto 31 anni, ma per cose che aveva fatto prima. Oggi parliamo di Enrico Fermi. Enrico Fermi è un altro grandissimo fisico nucleare, nato italiano, diventato cittadino statunitense nel 1944, che fondò a Roma questa scuola di fisica nota come i ragazzi di via Panisperna, che, come dice lì e come fu riportato anche dall'articolo della Prealpina, 3 secoli e mezzo dopo Galileo, 1 secolo e mezzo dopo Alessandro Volta, ci rese leader nel mondo per qualche anno. Enrico Fermi fu uno dei più grandi fisici del XX secolo. Eccelleva, cosa stranissima, sia come teorico che come sperimentale. Non ho in mente altri casi al livello di Fermi. Cioè, Heisenberg era assolutamente un teorico, se prendiamo un esempio come questo. Einstein, ugualmente, Schrödinger, prendete tutta questa gente qui. Lui era sia teorico sia sperimentale, amava proprio anche la sperimentazione, addirittura si lavorava, visto che erano anche tempi pionieristici, i pezzi in officina, si costruiva i suoi contatori Geiger. Nel 1938 ricevette il premio Nobel e approfittò dell'occasione per scappare negli Stati Uniti, dato che aveva sua moglie, era ebrea, come poi vediamo più esattamente.
degli Stati Uniti realizzò il primo reattore nucleare, che è la condizione indispensabile per produrre gli isotopi radioattivi, per generare energia, ma gli isotopi radioattivi sia che servono per le bombe, sia che servono per applicazioni radiomedicali, tutto quello che volete. Fu tra i leader del progetto Manhattan, che è Los Alamos, la bomba a fissione americana, e suo malgrado, come vedremo, membro dei massimi organi politico-scientifici per il nucleare statunitensi. Morì purtroppo giovane, come vedete già qui, perché morì nel 54, quando aveva 53 anni. Stranamente, le biografie principali su Fermi non furono mai scritte in italiano, furono tradotte. Questi sono i libri che ho più usato. Laura Fermi, sua moglie, Atomi in famiglia, però la versione originale è in inglese. Di Emilio Segré, Enrico Fermi, fisico, versione originale in inglese, perché anche Segré poi andò in America e diventò cittadino americano. Di Bruno Pontecorvo, Enrico Fermi, la versione originale è in russo. E l'ultimo, appena uscito in occasione dell'80° anniversario l'anno scorso del Nobel per la fisica Fermi, che l'ho preso nel 38, L'ultimo uomo che sapeva tutto, di Schwartz, che non è un fisico, è figlio di un fisico che prese il premio Nobel. E che ovviamente la versione originale era in inglese. Altre cose che possono servire. Questo film, I ragazzi di Via Panisperna, un film di Gianni Amelio, lo trovate su YouTube. Non so se ho provato anche a cercarlo, non si trova neanche in DVD. È lungo perché sono praticamente dura 3 ore le 2 puntate. Non è la storia di Enrico Fermi, è un po' una cosa un po' particolare, fatto bene, piacevole, non è proprio la storia vera, è un po' romanzata, evidenzia come se ci fosse una rivalità tra Fermi e Majorana, che non è mai esistita, e dà un ruolo particolarmente in forte a Laura Fermi, fatta da Laura Morante, ma comunque è un bel film, vale la pena lo stesso di vederlo. E poi ovviamente ci sono queste cose per le cose più generali, per cose specifiche, il sito del premio Nobel e poi Wikipedia, che serve per infinite cose. L'agenda, di che cosa parliamo questa sera? Beh, abbiamo fondamentalmente 4 capitoli. I primi 3 sono Fermi in Italia, cioè vediamo in quel periodo, dal 1901, quando nasce, al 38, cominciamo a conoscerlo, famiglia, personalità, formazione e studi. Poi dal 22 al 38, quindi quando lui è già ormai un fisico, si parla proprio della fisica di Fermi e dei ragazzi di Via Panisperna. Poi abbiamo un capitolo 35-38 che è il momento in cui sono 3 anni, ma è la transizione, lo spartiacque nella vita di Fermi tra l'Italia e gli Stati Uniti. E poi abbiamo la parte finale, quella negli Stati Uniti. Cominciamo da qui e diamo una prima sintesi. Allora, la prima cosa è che Fermi visse da non politico nell'Italia della Grande Guerra e del fascismo. Non politico, non si interessò mai a queste cose. Visse immerso nei suoi studi, senza apparente interesse, né per il nazionalismo, per la guerra, per i disordini sociali del primo ventennio, niente. Nemmeno l'avvento del fascismo nel 22, né la transizione dell'Italia in una dittatura, nemmeno il fatto che vivesse a Roma, dove c'era la roboante, no, il mito romano imperiale fascista, niente, come se non ci fosse. Non amava il fascismo, ma non si espresse mai contro il regime, benché frequentasse grandi matematici ebrei. Chi sa di matematica sa che Castelnuovo, Enriquez, Levi Civita, Volterra sono nomi enormi nella matematica mondiale, tutti ebrei, avesse sposato una donna ebrea e fosse in rapporto di amicizia con grandi fisici ebrei che passarono da Roma, fuggendo dalla Germania nazista, prima di andare tipicamente negli Stati Uniti, ma anche in Gran Bretagna, e che erano richiamati lì dal suo prestigio. Nonostante tutte queste amicizie, lui non disse mai nulla del regime. Giurò fedeltà allo Stato, come richiesto dalla legge, si iscrisse al Partito Nazionale Fascista, ma nel 1938, dopo le leggi razziali, fuggì. Sviluppiamo il primo capitolo. Abbiamo i primi, questo è quasi cronologico, dal 1901 al 1918 è la sua, se vogliamo, adolescenza, da bambino fino all'adolescenza, poi ci sono gli studi universitari dal 18 al 22 e poi dal 24 al 38 è la storia di
come conobbe e come visse con Laura Fern, sua moglie. Cominciamo da qui. Enrico Fermi era il terzo, nacque in quella casa lì, questa casa, c'è la lapide, era il terzo figlio di Alberto Fermi. Fermi veniva da una famiglia di contadini piacentini, ha fatto carriera nelle ferrovie, Alberto Fermi, senza avere studiato, però con molto impegno e diligenza. Quando aveva già 42 anni sposò Ida De Gattis, di 14 anni più giovane. Era una maestra elementare. Ebbero tre figli, praticamente uno dopo l'altro, visto che erano sposati nell'898, Maria nel 99, Giulio nel 1900 ed Enrico nel 1901. E dato che la madre aveva tanto da fare, a parte la prima figlia, gli altri li mandò a balia, tanto che Enrico tornò a casa quando aveva 2 anni e mezzo, fu mandato in campagna. Allora, uno se pensa a tutte le teorie di come si cresce un bambino e di come un bambino può sviluppare tante cose, lo mandano in una fattoria dove c'è una balia che si occupa di lui, così. Uno penserebbe tagliato fuori per sempre, magari con lo spirito di oggi, o magari diventerà un ottimo agricoltore. Enrico non era particolarmente attraente, era piccolo, timido, poco ordinato, lo vedete in questa foto del 1905, quindi aveva 4 anni, appoggiato a suo fratello Giulio, molto più arzilla e Maria, si vede immediatamente. Alle elementari era bravissimo in aritmetica e geometria, ma non andava bene in italiano. Non andava bene in italiano perché scriveva delle cose molto banali, molto semplici, è un po' lo suo stile, no? Molto pratico, cioè florilegi, discorsi, pensierini, evoluzioni, cioè, tempo perso. I Fermi erano cattolici, ma non diedero un'educazione religiosa ai figli, per cui Enrico per tutta la sua vita rimase agnostico verso il trascendente e verso tutto quello che non si può dimostrare, non semplicemente questioni religiose, eccetera, ma se è una cosa che si può dimostrare non mi interessa. I Fermi educarono i figli però alla disciplina e all'obbedienza, severissima, niente capricci, niente lacrime, niente lamentele. E questo, è nella biografia scritta dalla moglie, influenzò Enrico in questa maniera. Enrico si convinse che era inutile protestare, futile combattere l'autorità, inopportuno infilarsi in battaglie perse. I due fratelli, nel 1910 questa foto, affezionatissimi tra loro, bambini prodigio, bravissimi, costruivano piccoli motori elettrici di loro progettazione, che gente non pensava che l'avessero fatte praticamente dei ragazzini. Però, dice, ma che cosa sarebbe diventato Giulio, cosa sarebbe diventato Enrico? Ma nel 1915 Giulio ebbe un ascesso in gola, doveva essere roba da poco, e morì mentre gli praticavano l'anestesia. Un disastro, la madre non si riprese mai più, e anche Enrico ne fu devastato e si buttò ancora di più nella matematica e nella fisica, che leggeva quanto più poteva. Addirittura ci si chiede, visto che tra l'altro dei due il leader era Giulio, chissà che cosa sarebbe stato se ci fosse stato anche Giulio. È insolito, ma non è impossibile che ci siano geni nella stessa famiglia. Se andiamo a vedere nella matematica i Bernoulli, per esempio, c'erano proprio fratelli o generazioni di, non come la musica di Bach magari, però chi lo sa, però è morto. Mi tolgo la giacca, scusate. Passione per la fisica, pochi soldi, dove si va? Si va al mercato di Campo dei Fiori a cercare libri usati, non quello sopra il Sacromonte, ma un quartiere di Roma, naturalmente. E lì Enrico Fermi incontra Enrico Persico, che diventò grandissimo amico e che fu uno dei ragazzi di Via Panisperna, ed era stato in classe con Giulio. Quindi praticamente Enrico Persico sostituisce Giulio nei rapporti, diciamo, di studio di Enrico Fermi, e studiano insieme addirittura da Roma a 14-15 anni, calcolano il campo magnetico terrestre, cercano di modellizzare i moti delle trottole, che sono dei moti molto difficili. Questa foto è molto posteriore,
questo è Enrico Persico, questo è Enrico Fermi, questa è Maria Fermi, questa è la madre e il padre vicino a Bolzano. Manca però una guida ai loro studi. E qui c'è un altro caso nella vita di Enrico Fermi molto particolare. Enrico Fermi trova a 13 anni un mentore che lo guida negli studi. L'ingegnere Adolfo Amidei è un amico collega di suo padre. Fanno la strada insieme tornando dal lavoro e parlano di fisica e Amidei, che è un severo ingegnere, resta stupito dalle cose che dice sto ragazzino di 13 anni. Prima lo prende in giro, gli propone dei problemi e Enrico Fermi li risolve tutti. A questo punto Amidei gli presta tutti i suoi libri, praticamente del primo biennio e qualcosa di più di ingegneria, alcuni in tedesco, altri in francese. Enrico legge tutto, impara tutto a 13, 14, 15, 16 anni e il suo grado di comprensione, la sua memoria sono tali che quando Amidei gli dice beh, adesso hai finito tutto, però se hai bisogno dei libri te li do quando vuoi, fa no, no, non occorre, cioè io li ho letti, quindi ormai so tutto, no? Al limite se non mi ricordo una formula me la ricavo, però. E appunto, sempre sul suggerimento di Amidei, impara bene il tedesco, studia l'inglese e il francese quanto basta per leggere testi e articoli scientifici. Attenzione che in quegli anni il cuore della scienza non erano gli Stati Uniti d'America, era la Germania e l'Europa. Tutto è successo dopo in America con la fuga di tutti gli ebrei dall'Europa, ma prima era tutto in Europa, in particolare in Germania, a Göttingen, a Monaco, dove c'era tutto il cuore della fisica moderna, Einstein stesso, per quanto svizzero-tedesco. E quindi siamo arrivati agli studi universitari. E ancora si incomincia con Amidei. Enrico intanto finisce il liceo un anno prima. Amidei convince lui, ma soprattutto suo padre, che non deve studiare a Roma, che è un'università un po' così cos'ha, ma vada a studiare alla Normale di Pisa, si faccia ammettere là. La famiglia è un po' contraria, la madre in particolare, perché avendo perso Giulio, dice adesso mi va via anche Enrico, che faccio? Comunque Enrico fa domanda, passa l'esame con una tale brillantezza che benché non sia parte del processo, questo signore qui, questo professor Pittarelli della commissione esaminatrice vuole conoscere questo genio, gli parla e si convince ancora di più che è un genio e convince Enrico stesso che fino a quel momento si considerava una persona normale, cioè, ma forse qualche talento ce l'ho anch'io. Enrico parte per Pisa a novembre del 1918, a 17 anni. Gli studi, roba da ridere, è bravissimo e soprattutto sa già quello che gli viene insegnato. Ed è allora cosa fa? Fa l'autodidatta, studia sui libri quello che gli interessa perché non trova uno scienziato, un professore che lo possa guidare. E quindi studia il calcolo tensoriale, la relatività generale, la fisica atomica, la meccanica quantistica e diventa così bravo che i professori dicono «Senti, scusa, ma non potresti farci qualche seminario a noi?» Ecco. A Pisa Enrico trova un altro grande amico, dopo Enrico Persico, Franco Rasetti, studente di fisica ma non normalista, cioè non è della normale ma solo dell'università. Rasetti, che vivrà a 100 anni, 1901-2001, è figlio unico di una famiglia ricca con possedimenti terrieri. Frequentando Rasetti, Enrico diventa sportivo, prima era un timiduccio così, amante della natura, delle escursioni in montagna, competitivo e anche goliardico, fanno degli scherzi che non ho tempo di raccontarvi. Il 7 luglio del 22, non è ancora maggiorenne, non ha ancora compiuto 21 anni, si laurea magna cum laude a Pisa con una tesi sperimentale sulla diffrazione dei raggi X e in più prende l'abilitazione della normale in pari data con una tesi teorica, questa sul calcolo delle probabilità applicato all'influenza di Giove sull'orbita delle comete. Torna a Roma già noto come giovane genio e pertanto ha accesso agli istituti e alle case di grandi matematici. Ecco apparire Castelnuovo, Enriques, Levi Civita, Volterra. L'Italia in quegli anni, dal punto di vista della fisica, era un disastro. Dal punto di vista della matematica era avanzatissima. E anche ha accesso a questa persona che la maggior parte della gente non conosce, Orso Mario Corbino, il miglior fisico d'Italia dell'epoca,
ma anche molto di più, come vedremo tra poco. Nei vari passi della vita di Enrico Fermi, certamente l'ingegnere Amidei è stato importante. Se non l'avesse trovato lui, boh, magari sarebbe stato un po' un genio pazzo che magari lavorava nelle ferrovie come il padre, forse progettava bene. Ma incontrò anche Corbino. Corbino voleva creare una scuola di fisica in Italia, fisica moderna. Capisce subito che Fermi è il genio con cui realizzarla. E Corbino è molto più che un fisico. Eccolo qua. Orso Mario Corbino è siciliano, è fisico, è un politico liberal democratico, è anche massone, dotato di ingegno scientifico e di spirito pratico. Si incontrano il 28 ottobre del 22, è anche il giorno della marcia su Roma. Corbino diventò professore di fisica sperimentale a Messina nel 1904, poi a Roma nel 18, direttore dell'Istituto di Fisica di Roma dal 18, senatore del Regno dal 1920, ministro della pubblica istruzione nel governo Bonomi. Oh, un fisico ministro della pubblica istruzione, ma siamo tutti impazziti. Uno che sa delle cose, metterlo lì in un ministero, ma fa dei danni pazzeschi. Ministro dell'economia nazionale nel governo Mussolini, benché non si sia mai iscritto al Partito Nazionale Fascista. Manager e membro dei consigli di amministrazione di aziende pubbliche nell'elettricità, nelle telecomunicazioni e nel credito. Una powerhouse, una potenza. Una persona che però capisce, vuole, ha un lungimiranza, vuole creare una scuola italiana di fisica, capisce che la persona da mettere a capo non è un suo amico di cui ci si può fidare, ma è Enrico Fermi. Sospendiamo la parte fisica e andiamo a conoscere la moglie, la futura moglie di Enrico Fermi. Nella primavera del 24, quindi quando Fermi non ha ancora compiuto 23 anni, in una gita fuori porta con un gruppo di amici, Fermi incontra Laura Capon, che aveva 17 anni, essendo nata nel 1907. Laura è figlia di Augusto Capon, ammiraglio della Marina ed ebrea. Benché ammiraglio, sfortunatamente Capon morirà ad Auschwitz. Non si vedono per 2 anni. Nel 1926, il secondo incontro avviene in Val Gardena, dove Enrico e la famiglia di Laura passano vacanze con amici comuni, che è la famiglia del professor Guido Castelnuovo, famoso matematico. Fermi è questo qua, questo è Amaldi. Dove si conoscono meglio Laura ed Enrico? Proprio a casa di Guido Castelnuovo. Questi sono i famosissimi matematici della scuola italiana, Enriques, Levi Civita, Volterra. Ogni sabato sera la casa di Guido Castelnuovo si apre dopo cena a famiglie di amici, come sono i Capon, o di colleghi, questi qui, e anche a giovani di talento, Fermi, Rasetti e Persico. Sono occasioni per i giovani per incontrarsi, ed Enrico Fermi, che è un giovane, dopo tutto, divide il suo tempo tra i maestri, che sono quei 4 signori lì, con cui si parla delle ricerche, e con i giovani amici e allievi, perché sono anche diventati suoi allievi ad un certo punto alcuni di loro, come vedremo tra poco. 19 luglio del 28 si sposano in Campidoglio con rito civile, lei ebrea, lui è cattolico, Laura, Enrico, l'ammiraglio, Corbino, testimone di nozze di Enrico, Rasetti. Non ci sono i genitori di Enrico che sono morti tutti e due prima, la madre nel 25 e il padre nel 27. Laura ed Enrico avranno 2 figli, Nella, che nasce nel 31, e Giulio, guarda caso, nel 36. Enrico non è tanto bravo, non si occupa molto dei figli, si sente molto a disagio, lo vediamo a disagio mentre tiene in braccio Nella, dicendo ma quand'è che se la prende qualcuno qui, insomma. Questi uomini hanno dei limiti. Abbiamo finito la parte, diciamo, di formazione, studi, eccetera. Abbiamo già capito che Enrico Fermi è un genio, abbiamo conosciuto delle persone importanti, abbiamo cominciato a conoscere Corbino. E adesso entriamo in questo capitolo che è il cuore della, se vogliamo, di questa presentazione, almeno per quanto riguarda la fisica. Poi ci sarà ovviamente la parte americana. Allora, la scuola di fisica moderna di Roma, i ragazzi di via Panisperna, non sarebbe esistita senza Orso Mario Corbino.
che ha creato le condizioni economiche, organizzative, accademiche per farla nascere. Perché non è che uno si mette lì e dice che allora come adesso è difficile, peggio adesso che allora, avere, prendere le persone al momento giusto, dargli gli incarichi, mettere, cioè dare quel che si deve dare. Ma nemmeno senza Enrico Fermi. Fermi è genio e maestro, ama la fisica e sente la missione di renderla accessibile e di diffonderla. Segnala a Corbino i professori, Persico e Rasetti, e attrae e forma giovani fisici di talento, come vedremo più in dettaglio. Questo capitolo qui è diviso innanzitutto in tre grossi sottocapitoli, che sono la fondazione dei ragazzi di Via Panisperna, vedete quel bianco, poi lo riempiamo. Poi c'è la parte più difficile, che è la fisica di Fermi e dei ragazzi di Via Panisperna, e poi, come sempre, la fondazione e la fine, la diaspora di Via Panisperna, vedremo perché. La fondazione è fatta di tre momenti. Corbino, che aiuta i professori, Fermi, Persico e Rasetti, perché non è che uno basta che sia bravo, che c'è un posto di lavoro, specie in università. Poi Fermi, insieme a Corbino, insieme a Rasetti, insieme a Persico, attira ottimi studenti, perché la scuola si fa avendo anche altre persone. E poi c'è una cosa divertente che si chiama la gerarchia ecclesiastica, e quando ci arriviamo ve la spiego. Corbino aiuta i professori. Dal 23 al 26, ricordate, Fermi si era laureato nel 22, magna cum laude, tutte queste cose. Arriva a Roma, incontra Corbino il 22 ottobre del 22, giorno della marcia su Roma. E poi devi avere del lavoro, no? Allora, Corbino innanzitutto gli dà una borsa di studio perché vada a Göttingen, nell'istituto di Max Born, a studiare, a lavorare, di fatto. Lì, dove c'è anche Heisenberg, c'è Pauli, ci sono questa gente qui. Però il capo era Max Born. Nel 24, Corbino dà a Fermi l'incarico di matematica per chimica e scienze generali a Roma, e non ha che ha pronto subito la cattedra. Sempre del 24, Corbino, con l'aiuto di Volterra, procurano a Fermi una borsa Rockefeller per andare a Leida da Ehrenfest, che era un altro dei grandi. Nel 25, non si trova niente a Roma, Corbino fa dare un incarico di fisica matematica a Firenze, a Fermi, dove aveva anche sistemato nel frattempo Rasetti. Finalmente nel 26 Corbino riesce a fare stabilire con regio decreto la prima cattedra di fisica teorica in Italia, a Roma, e Fermi, che non ha ancora 25 anni, la vince, ma non la vince perché è amico di Corbino, perché è Fermi. E già un anno prima, nell'anno stesso in realtà, ha già pubblicato la statistica di Fermi-Dirac. La statistica di Fermi-Dirac è una cosa importantissima, è una cosa che... A partire da questa vengono fuori, per esempio, tutti la conduzione, gli semiconduttori, da ciò tutta l'elettronica. E tutte le particelle sono divise tra i fermioni, che sono le particelle che obbediscono alla statistica di Fermi-Dirac, che hanno spin semi-intera, e i bosoni, che sono invece le particelle che obbediscono alla statistica di Bose-Einstein, e tutta un'altra cosa che serve invece per spiegare, per esempio, la superfluidità, per esempio, dell'elio. Perché è tutta un'altra cosa che non abbiamo tempo purtroppo di spiegare e che ho dovuto con molta sofferenza togliere dalla mia presentazione, se no sarebbe durata troppo. Non solo, Corbino fa anche eleggere Fermi nell'appena costituita Accademia d'Italia. Eccolo lì. L'Accademia d'Italia fu fatta da Mussolini apposta per combattere i lincei. Dice, i lincei, Barbosi, non è, faccio io una cosa e ci metto io. Corbino, che ha molta influenza, riesce a metterci Fermi come unico fisico. Bisogna vestirsi così in accademia. Fermi odia la feluca, le piume, la spada e il titolo di Sua Eccellenza che lo accompagna da lì in poi, ma gradisce molto lo stipendio, pari a 1,5 volte quello da professore ordinario che già ha e che si cumula e che quindi, insomma, lo fa stare meglio. Gli dà più tempo per le ricerche, perché prima di questo lui aveva, per guadagnarsi qualcosa, aveva scritto un libro di fisica per i licei, ha collaborato all'enciclopedia Treccani, ha fatto tutte quelle piccole cose che si fanno per arrotondare il salario, come si dice. Dopo di qua non è più il caso. Persico. Corbino riesce a dargli, prima lo fa assistente, poi incaricato a Roma, poi lo manda a Firenze come ordinario di fisica teorica, perché
Nel famoso concorso vinto da Fermi, c'era allora, credo forse ancora adesso, certamente anni fa sì, cosiddetto delle terne. I primi tre classificati a un concorso a cattedra hanno diritto alla cattedra, il primo nel posto dove fa il concorso e poi altre due cattedre. E quindi Persico, arrivato secondo, va a Firenze. E poi diventa ordinario di fisica teorica a Torino, sempre in stretto contatto con Fermi e Corbino. E vedremo che il fatto che lui sia lontano gli darà un ruolo particolare, utile, anche se non è mai a Roma. Vedremo poi alcune cose anche divertenti su questo. Rasetti, di nuovo Corbino gli fa dare un incarico di fisica a Firenze, poi lo chiama a Roma come assistente e finalmente nel 1930 riesce a dargli la cattedra di spettroscopia. E così abbiamo sistemato i professori. Però ci vogliono anche gli allievi. Questo è il primo dei giovani tra i ragazzi di Via Panisperna, perché anche Rasetti e Persico sono tali. Emilio Segre, nato nel 1905, ha solo 4 anni di meno di Fermi, ma Fermi è un altro pianeta, proviene da una famiglia ebrea sefardita e è ricco, suo padre possiede una cartiera. È uno studente del 4° anno di ingegneria, è di quelli che frequentano casa a Castelnuovo, conosce, è amico Giovanni Enriquez, che è il figlio di Federico Enriquez, conosce Rasetti, che gli fa conoscere Fermi, va con Rasetti e Fermi alla grande conferenza Volta per il centenario della morte di Volta, a Como, dove vede questi incredibili personaggi della fisica, Lorentz, Planck, Bohr, Heisenberg e Pauli, viene affascinato sulla strada di Damasco ed è passa a fisica ammesso al 4° anno. A quei tempi, forse anche adesso, fisica è proprio una facoltà, io sono fisico, perciò posso dirlo, che non vale niente, nel senso che non ci sono prospettive di lavoro o quasi. Chi veramente vuole fare qualcosa va in ingegneria, dove poi un po' di lavoro si trova. E allora era difficile, i cervelli migliori erano in ingegneria e bisognava strapparli da là. Giugno 27, Amaldi. Amaldi è una dinastia di fisici matematici, figlio di un professore, di un matematico, tra l'altro il suo figlio si chiama pure Ugo Amaldi, anche lui è professore, molti di noi che hanno fatto ingegneria o fisica hanno studiato comunque sui libri di Amaldi. È ancora più giovane, 1908, 7 anni meno di Fermi, e qui è stato Corbino a catturarlo. Corbino, che teneva vari corsi, uno a ingegneria, va lì una mattina e dice: voglio 3 bravissimi studenti da passare a fisica. Diceva: ma sei scemo, cioè a fisica poi cosa fai? Qui ingegneria poi si impara e si lavora. Solo uno gli risponde ed è Amaldi e ottiene il passaggio al 2° anno, più giovane. E qui cominciamo a vedere un personaggio di estrema importanza, non che gli altri non lo fossero, però questo è molto particolare, che è Ettore Majorana. Segre, che è passato a fisica, parla di fisica a quello che lui, Segre prenderà un premio Nobel, non è l'ultimo, a quello che considera il migliore studente di ingegneria del suo anno, Ettore Majorana. Majorana proviene da un'antica prestigiosa famiglia di Catania, ricca di talenti e di beni, e di personalità importanti, giuristi, uomini politici, scienziati. Tra l'altro Quirino Majorana, un proprio parente, era nella commissione che diede la cattedra a Fermi. Majorana è un bimbo prodigio. A 5 anni, uno gli diceva: e Torino, cosa fa 327.414 diviso 1628? E lui rispondeva. Così. Inoltre, suo padre, che era laureato in ingegneria e fisica, gli fa studiare fisica fin da bambino. Fermi lo cattura, ma lo cattura forse non è proprio così, lo vediamo tra poco. Per decidere se veramente, cioè, se Gremi ha detto che insomma, vabbè, c'è questa gente a fisica, vado a vedere, allora va a incontrare Fermi. Fermi è molto aperto, molto cordiale, molto affabile, e gli fa vedere una tabella di proprietà atomiche che lui ha appena calcolato dopo una settimana di calcoli spaventosi. Majorana sta un po' sulle sue.
torna a casa, nella notte sviluppa un approccio matematico diverso da quello di Fermi, ricalcola la tabella in una notte invece che in una settimana, torna da Fermi, controlla che la tabella di Fermi sia giusta, dice vabbè posso fidarmi e passa a fisica. Era un po' particolare. Ettore è superiore agli altri per intelletto e per competenza matematica pura. È l'unico che può interagire alla pari con Fermi, ma non lavora con gli altri, solo con Fermi o da solo, perché tutto quello che fanno gli altri per lui è troppo facile, però li aiuta se occorre. C'è anche un lato negativo, purtroppo, cioè Ettore ha una tendenza sfrenata alla critica, anche di se stesso, è continuamente distruttivo, è pessimista, è introverso e solitario. E abbiamo finito le presentazioni quindi professor Corbino, poi c'è Fermi, Rasetti, Persico, Segré, Amaldi, Majorana, non è tutto qui. Che cos'è la gerarchia ecclesiastica? I ragazzi di via Panisperna si erano dati i titoli ecclesiastici. Amaldi era l'abate, Emilio Segré il prefetto delle biblioteche, ma anche il basilisco, questo non c'entra con la gerarchia ecclesiastica perché è un caratteraccio, sputava fuoco. Ettore Majorana ovviamente è il grande inquisitore perché non si fidava di nessuno, nemmeno di se stesso. Enrico Persico, il cardinale di propaganda fide, come vedremo presto, per il suo ruolo a Firenze e a Torino di missione. Franco Rasetti, il cardinale vicario o il venerato maestro. Fermi, ma chi è Fermi? Il Papa. Il Papa perché è infallibile. E inoltre Fermi dà anche il Vangelo, che è il primo testo di fisica atomica italiano, introduzione alla fisica atomica scritta da Fermi. Vabbè, allora lui è il Papa, ma chi è Corbino? Il Padre Eterno. È ovvio. E adesso vediamo all'opera il cardinale di propaganda fide. Adesso state per vedere una poesiola che purtroppo capiranno fino in fondo solo i fisici, ma farò il possibile. I fisici sono questi esseri un po' sciocchi che si divertono con le battute da fisici, con le poesie da fisici, però ci sono delle similitudini, per esempio i brocardi dei legulei, degli avvocati, qualcosa possono assomigliare. Ma vediamo un po'. Immaginatevi Enrico Persico che è a Firenze e scrive questa poesiola, che poi va avanti. Al di là dell'Appennino, padre Enrico, non è Fermi ma è Persico, dall'Appennino rispetto a Roma, giunto è, ed insegna altrui il cammino sulla strada della fe. La fe ovviamente è la fede nella meccanica quantistica. Narra poscia coltri i monti, quindi a Roma, viva un popoli fedel, che del ver le sacre fonti ricevute anda al ciel. Essi andacca il sacro culto, han dei quanti piena fe, e per loro è grave insulto dir che l'atomo non c'è. H è la costante di Planck. Planck fu la prima quantizzazione, gli valse il premio Nobel. 1900 è quando venne Planck quantizzò. Questo è più difficile. Sono pur bestemmie orrende il negar che ve la psi, che un valor non nullo prende delta Q per delta P. La psi è la funzione d'onda di Schrödinger, che è la formulazione ondulatoria della meccanica quantistica. Delta Q per delta P, valore non nullo, è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Se delta Q delta P fosse uguale a zero, il principio di indeterminazione non varrebbe. Chi era qui l'anno scorso a parlare di Heisenberg conosce le implicazioni, soprattutto di filosofia della scienza, del principio di indeterminazione. Che dell'orbita ai momenti si addizionano gli spin, elettroni equivalenti sono vietati dal destin. I numeri quantici sono quattro, i primi tre sono classici, energia, due momenti, momento angolare e momento magnetico, e poi c'è un numero quantico di spin che non ha equivalente classico. Lo spin è stato proposto da Pauli. Elettroni equivalenti sono vietati dal destin. Non ci può essere una coppia di elettroni che ha gli stessi quattro numeri quantici, principio di esclusione di Pauli. Credon poi, con fe profonda, qui si inchina la ragion, che la luce è corpo ed onda, onda è corpo e l'elettron. La luce è corpo e onda, è la doppia natura della luce, il corpuscolo, il fotone e l'onda,
Einstein, 1905, premio Nobel, onde corpo e l'elettron, onde di materia di De Broglie, premio Nobel, che fu l'inizio per poter avere la formulazione di Schrödinger della meccanica ondulatoria. Sono questi i dogmi santi che gli insegna gli infedeli con esempi edificanti, appoggiandosi al Vangelo, il libro di Fermi. Scusate, ma come fisico non potevo risparmiarvi. E la propaganda fide di Persico conquista talenti, mentre a Firenze conquista Bruno Rossi, che diventerà famoso nei raggi cosmici, Beppo Occhialini, che contribuirà alla scoperta del positrone nei raggi cosmici e del mesone P, Gilberto Bernardini, futuro direttore del CERN, e Giulio Racha, che diventerà il rettore dell'Università di Gerusalemme. Non solo, ma quando va a Torino riesce a reclutare Giancarlo Vic, Diego Fano, Eugenio Fubini e perfino Salvador Luria, che è un medico, studia la geologia a Roma e riceve il Nobel per la medicina nel 69. Un gruppo di persone interessanti. Beppo Occhialini era il mio capo di laboratorio un milione di anni fa, quindi lo conoscevo bene, ma era molto più vecchio che non in questa foto. E siamo arrivati alla fisica di Fermi e dei ragazzi di via Panisperna. Non è che sia tutto fisica, però ce n'è. La produzione, innanzitutto queste foto, no, vogliono rappresentare il Fermi teorico e il Fermi sperimentale. La sua produzione scientifica è imponente. Segre cataloga 128 articoli di Fermi tra il 1921 e il 38, cioè il periodo italiano, e 142 tra il 39 e il 55, periodo americano. 55, lui è morto nel 54, ma gli articoli non venivano pubblicati su internet, ci voleva un po'. Senza contare i documenti segreti. I tre lavori più importanti di Fermi sono la statistica di Fermi-Dirac, di cui vi ho già detto qualcosina, la teoria del decadimento beta, che fu completata nel 1933 ed è il suo massimo lavoro teorico, con il quale lui anticipava la forza nucleare debole, che è una delle quattro forze naturali: la gravitazione, l'elettromagnetismo, la forza debole e la forza forte. I fisici hanno queste brutte a ridere, forza forte, forza debole, però sono forze a breve raggio nei nuclei. E la radioattività artificiale indotta da neutroni lenti, che è un lavoro sperimentale, gli altri due erano teorici e li aveva fatti da solo. Questo qui invece è fatto con i ragazzi di via Panisperna, sebbene le intuizioni di Fermi sono dominanti rispetto a questo. La radioattività artificiale attraverso neutroni lenti è la base per estrarre e utilizzare energia nucleare in tutte le forme, per fare gli isotopi, appunto, per applicazioni medicali, per fare centrali nucleari, ma per fare qualunque cosa, insomma. Qui descriviamo, nel prossimo slide, soltanto l'ultimo, cioè la radioattività da neutroni, che diede a Fermi il premio Nobel nel 1938. I grandi risultati non sono delle cose che uno trova lì al mattino. Il risultato, questa cosa che culmina nel 1934 e che dà il Nobel nel 1938, è il risultato di una, come dicono anche in business, vision, di una visione che Fermi sviluppò e Corbino presentò il 21 settembre 1929 alla Società per il Progresso delle Scienze, in cui Corbino, d'accordo con Fermi, dichiara che il futuro della fisica sta nella fisica nucleare, cioè lo studiare i nuclei, bersagliandoli con proiettili naturali, eccetera, eccetera, trasmutare gli elementi, liberare energia. Siamo nel 29, signori. La possibilità di modificare il nucleo interno dell'atomo. Nel 1929... sono note solo tre particelle: il fotone, l'elettrone e il protone, punto. Il neutrone, dico, non c'era ancora, non l'avevano ancora trovato. E questo pensa già a trasmutare i nuclei, pensate questa vision. Ma non basta la vision. Immediatamente, 29, Fermi lancia un programma pluriennale per cambiare il fuoco e le competenze della scuola di Roma. Non più fisica atomica, atomica vuole dire degli elettroni fondamentalmente, la parte esterna, ma il nucleo.
E per fare questo cosa fa? Beh, innanzitutto manda i suoi ragazzi in giro per il mondo a imparare nuove tecniche sperimentali. Manda Rasetti a Berlino da Lise Meitner e Otto Hahn al Kaiser Wilhelm Institute, da Millikan a Caltech a Pasadena, manda Amaldi da Debye a Lipsia, manda Segre prima da Stern ad Amburgo e poi da Zeeman ad Amsterdam. Si muove, lo fa anche perché è Fermi, cioè ormai Fermi è famosissimo, quindi può chiedere a questi signori: ti mando uno dei miei. Questi dicono: con piacere, Enrico. Chiama un convegno di fisica nucleare a Roma e il suo nome fa venire i grandi della fisica di nuovo. Heisenberg si vede poco, Stern qui, Debye, Compton, che conosceremo dopo, Millikan, Madame Curie. Marconi non era veramente un fisico, era più un ingegnere. Questo è Fermi, questo è Ehrenfest, questo è Persico, Corbino, Sommerfeld, Bruno Rossi, Lise Meitner, Bohr. Nel gennaio del 1934, quindi pensate, sono passati 5 anni da quella dichiarazione di intenti, la grande scoperta viene dalla Francia. Frédéric e Irène Joliot-Curie ottengono per primi la radioattività artificiale. Irène è la figlia di Madame Curie, Frédéric Joliot è suo marito. Ottengono la radioattività artificiale. Prima c'era il radio che emetteva radioattività, ok, era così, ma nessuno era ancora riuscito a creare isotopi radioattivi. Loro bersagliano dell'alluminio con particella alfa e un nucleo di elio, quindi una carica positiva, creano fosforo con un neutrone in eccesso. Il fosforo decade con un tempo di dimezzamento di 2 minuti e mezzo, decade in silicio più... questo è un antielettrone più un neutrino elettronico. Fermi si rende conto immediatamente dell'importanza del risultato di Curie, peraltro prenderanno il Nobel nel 1935 per la chimica, e si mette subito all'opera, ma un'intuizione fondamentale: non vuole usare le particelle alfa come proiettile, vuole usare i neutroni. Neutroni erano stati scoperti nel 1931 e riconosciuti come tale nel 1932. Sono solo 2 anni che si parla di neutroni e lui li vuole già usare come proiettili. Perché? Perché le particelle alfa sono positive, il nucleo è positivo, le particelle alfa sono respinte dai nuclei. I neutroni sono neutri, quindi non sono respinti dai nuclei. Però devono essere prodotti in maniera secondaria, e quindi sono 100.000 volte, il loro flusso è 100.000 volte inferiore a quello delle particelle alfa, ma ne vale la pena, come vedremo. Si mettono all'opera, Fermi e Rasetti lavorano a intensificare sorgenti di neutroni, Segre, che dopo tutto viene dal business, gli danno letteralmente i soldi in tasca, 50.000 lire di allora, e dice: compra tutti gli elementi della tavola periodica come li trovi, ovviamente in composti, quelli che trovi a Roma, perché dobbiamo bersagliarli tutti. Però, dato che arrivano soprattutto in composti, ci vuole un chimico per purificarli. Ed ecco Oscar D'Agostino, che è l'unico non fisico. Ci vuole un chimico, dicevamo. Chi è D'Agostino? Si è laureato nel 1926, poi si è messo a lavorare nell'Istituto Superiore di Sanità, però nel 1932 ha collaborato con Rasetti per ottenere polonio dal radio, poi dal polonio si ottengono i neutroni, appunto, i sorgenti di neutroni. Va a Parigi nel 1933 proprio a studiare con i Joliot-Curie. Nel 1933 stesso torna in Italia per una vacanza e va a incontrare il suo capo, che è il professor Trabacchi, direttore del Dipartimento di Fisica dell'Istituto Superiore di Sanità, che lo presenta a Fermi, che lo cattura, in questo caso proprio catturato, non nel senso di Majorana, al punto che D'Agostino, che aveva un biglietto di ritorno per Parigi, lo butta via. D'Agostino ha un ruolo tecnico molto importante per quello che vedremo, però la sua presenza è temporanea, dura pochissimo nei ragazzi di Via Panisperna, perché lui si sente profondamente chimico e in fondo questo ambiente di fisici lui si sente un po' in secondo piano, tant'è vero che già a metà del 1935 tornerà alla chimica, ma nel frattempo le grandi cose e il suo aiuto saranno stati dati e si dedica per tutta la sua vita alle applicazioni radioterapiche. Un altro acquisto nel 1934 per i ragazzi di Via Panisperna, Bruno Pontecorvo,
Proviene da una ricca famiglia pisana di industriali tessili di fede ebraica. È una famiglia importante, molti di voi conosceranno almeno di nome suo fratello Gillo Pontecorvo, ha fatto film famosi come Capò, come La battaglia di Algeri, come Queimada, come Ogro. Intelligentissimo, tanto per cambiare, entra in ingegneria a 16 anni. Due anni dopo Fermi e Rasetti lo esaminano e passa al terzo anno di fisica a Roma. Il contatto è Rasetti, perché Rasetti frequentava la famiglia dei Pontecorvo quando studiava fisica a Pisa ed era amico di suo fratello maggiore Guido, che era invece un genetista. Ed è ammesso ai ragazzi di via Panisperna. In realtà c'è qui una racconta a Pontecorvo un aneddoto, perché dice: sì, è vero, io sono stato esaminato, però Fermi, che era molto spontaneo, alla fine di questo esame dice: ma questo ragazzo, sì, è bravo, però dice Fermi, sempre ad alta voce davanti a Pontecorvo: allora, per essere un fisico teorico bisogna veramente essere una persona eccezionale, però per essere uno sperimentale basta essere una persona attenta e abbastanza intelligente, quindi lo prendiamo come sperimentale. Grazie, dice lui, grazie, grazie professore. Ed ecco l'apparato sperimentale, lo schema sperimentale di Fermi per la radioattività indotta da neutroni. Si parte dal radio, il radio è intrinsecamente radioattivo. Il radio decade in radon e una particella alfa. La particella alfa viene fatta incidere su berillio, questo più questo dà carbonio e un neutrone in eccesso. Finalmente il neutrone può andare al bersaglio. Il bersaglio è costituito in ordine, uno dopo l'altro, da tutti gli elementi a tavola periodica che Segré è riuscito a comprare, che D'Agostino è riuscito a purificare, e tenuto conto che questa tavola periodica contiene elementi transuranici che allora non c'erano, quindi non è un po' troppo generale, però quanto più si può. Ho detto, si parte dal radio. E chi ce l'ha il radio? Nemmeno Corbino ha il radio. Costa carissimo. Però c'è il professor Trabacchi, quello dell'Istituto Superiore di Sanità. I medici hanno più soldi. Lui dispone del radio, perché anche allora già si usava per trattamenti appunto di radiazioni, e per ringraziarlo viene messo nella gerarchia ecclesiastica e non solo, e adesso vediamo come. Allora, questa era la gerarchia ecclesiastica prima. Si aggiunge Pontecorvo, il cucciolo, perché è molto più giovane degli altri, ha 12 anni di meno di Fermi, ne ha 5 meno di Amaldi, 8 meno di Segré. E dove mettiamo Trabacchi? È la divina provvidenza, ci ha dato il radio, se no come facevamo? Pensate se non ci fosse stato Trabacchi, niente Nobel, niente neutroni lenti, magari niente reattore nucleare, l'avrebbe trovato un altro, non un italiano di sicuro. Immediati successi, primi risultati a marzo del 34, ma poi a giugno del 34 l'unico grande errore di Fermi, un errore spaventoso. Fermi, prendiamolo un passo alla volta, quando si fa quel tipo di esperimenti, cioè si bersaglia un atomo con neutroni, di solito si ottiene un atomo che ha o un protone in più o un protone in meno. Perché? Perché il neutrone colpisce l'atomo, l'atomo diventa instabile, vabbè, raggi gamma non ci interessano, tipicamente decade con decadimento beta meno beta più, è un'altra parte che non ho potuto spiegare, ma comunque vuole dire che o emette un elettrone o emette un positrone. Come risultato finisce per avere una carica più 1 o meno 1 rispetto alla carica di partenza. La carica atomica è lo Z, quindi alla fine abbiamo Z più 1 o Z meno 1. Un elemento contiguo, un protone in più o un protone in meno. Allora, succede che Fermi, quando bombarda l'uranio 92, crede di avere prodotto questo X, qualunque cosa sia, 93, il primo transuranico. Quando poi verrà trovato questo primo transuranico sarà il nettunio. Uranio, nettunio, plutonio, poi finisce lì. No, poi ce ne sono altri, ma non hanno più questa cosa. Ma non è così.
Fermi, in realtà, aveva ottenuto la fissione dell'uranio senza accorgersene. Perché l'uranio, questa è una delle possibili fissioni, si spezza in cripton più bario più vari neutroni. Solo questa signora qui, solo questa signora Ida Noddack, un chimico tedesco, scrive a Fermi e dice: guarda che tu hai spezzato l'atomo. Ma nel 1934 non era noto nessun meccanismo in grado di fare una cosa del genere. Altri grandi fisici interpellati, Lise Meitner, Otto Hahn, questa gente qui, hanno detto: ma no Ida, ma ti sbagli. E quindi venne lasciata cadere l'ipotesi. Se Fermi avesse accolto l'ipotesi di Ida Noddack, avrebbe facilmente potuto trovare i prodotti di fissione ed essere lo scopritore già nel 1934, avrebbe preso un altro Nobel di sicuro. Per completare il giro, la fissione fu osservata di nuovo nel 1938 da Hahn e Strassmann e fu riconosciuta come tale all'inizio del 1939 da Lise Meitner e Otto Frisch. 5 anni tra quando Fermi stesso ci rimase così male anni dopo per non aver scoperto questa cosa, che c'è un aneddoto che quando anni dopo in America a un certo punto fecero non mi ricordo se era un alto rilievo o addirittura un busto suo, dove però un po' di modernismo ha fatto sì che i suoi lineamenti non fossero così facilmente riconoscibili come i suoi. E quindi quando gli fecero vedere questo, gli disse: professore, però non è poi così tanto, sembra un po' sfocato a questa cosa. E lui disse: eh sì, ma me lo merito per non essere riuscito a identificare la fissione, ero sfocato anch'io, quindi andò così. Non siamo ancora però al Nobel. Il 22 ottobre del 1934, Amaldi e Pontecorvo, l'abate e il cucciolo, stanno ottenendo dei risultati strani mentre irradiano argento con neutroni. Trovano che la radioattività che misurano è maggiore se l'apparato sperimentale è su un tavolo di legno invece che su uno di marmo. Una presa in giro, ma cosa vuol dire? Ma non ha nessun senso. Rasetti, che non scherzava, minaccia il licenziamento di entrambi. Ma che cosa, ha dato i numeri del lotto? Però c'è questa cosa. Fermi dice: ma proviamo a cambiare l'assetto. Questo è il solito assetto, però prima del bersaglio facciamo una schermatura e crea proprio in officina vari spessori di piombo in varie forme. Però non si decide a partire con gli esperimenti. Poi il 22 ottobre, sorprendendo se stesso, butta via, senza neanche provare, tutto gli schermi di piombo che aveva, taglia fuori un pezzo di paraffina, lo mette lì, paraffina, non più piombo, e immediatamente la radioattività aumenta tantissimo. Perché? Fermi intuisce che non si era tenuto presente il ruolo dei neutroni secondari, cioè si pensava: i neutroni, vabbè, vengono prodotti e colpiscono il bersaglio. No, mica tutti, perché poi non è che uno può collimare i neutroni come collima, non lo so, un fascio di luce, beh, ci mette un cartoncino nero, non passa. I neutroni vanno un po' dappertutto, alcuni interagiscono, quelli secondari li ho fatti in verde, alcuni anche colpiscono il tavolo, per cui il fatto che sia di marmo o di legno è diverso. Sono i nuclei di idrogeno di cui la paraffina è ricca, e anche il legno contiene molto più idrogeno che il marmo, che rallentano i neutroni con urti elastici. E, cosa sorprendente, la sezione d'urto di interazione tra i nuclei e i neutroni è inversamente proporzionale all'energia dei neutroni, cioè i neutroni lenti sono molto più efficaci che non i neutroni energetici. Uno penserebbe sempre: se voglio colpire, colpisco forte, no? Tiro una pallonata con la massima forza. No, la sezione d'urto, che è questa probabilità di interazione, è inversamente proporzionale. Più lento è il neutrone, ma uno può anche farsi uno schema mentale che dice: beh, il neutrone va più piano, quindi ha più tempo di interagire mentre attraversa il nucleo. Non è così elementare la cosa, naturalmente. Però è così.
E questo è fondamentale, assolutamente fondamentale. La sera stessa pubblicano un articolo, brevissimo, una lettera, dopodiché Fermi dice: avanti con gli esperimenti, dovete fare questo, questo, questo. Siamo alla sera del 22 ottobre, perché dobbiamo pubblicare, chissà quante cose nuove verranno fuori. Ma arriva Corbino. Che cosa dice Corbino, questo uomo pratico? Dice: ma voi siete tutti scemi, fermi tutti, non si pubblica niente, qui si brevetta, signori. Questa è una roba importantissima, non sapete che cosa si può fare con la radioattività artificiale, nemmeno io saper quello, ma sono sicuro, mi riferisco a Corbino, anch'io naturalmente, ma parlo di allora, sono sicuro che è importantissimo. Quindi zero pubblicazioni, brevetto. Due giorni dopo, perché allora ci si muoveva in fretta, adesso ora che fai la carta, tutti i permessi, i documenti, ma chi paga i bolli, ma io i soldi non ce li metto, ma poi ci vuole un'autorizzazione. No, due giorni dopo Fermi, Amaldi, D'Agostino, Pontecorvo, Rasetti, Segre e Trabacchi, la Divina Provvidenza anche lui ci si mette, fanno domanda di brevetto e il brevetto è ottenuto il 2 febbraio del 35, tempi brevi. Il brevetto è esteso all'Europa con la Philips di Eindhoven. E per l'America come si fa? C'è un allievo di Fermi che si laureò nel 29, non è un genio, non è un ragazzo di via Panisperna, è Gabriello Maria Giannini, che però è un altro che con gli affari li capisce, infatti in America farà grandi cose da un punto di vista di società quotate in borsa, di tipo aerospaziale peraltro, e viene incaricato lui di ottenere il brevetto americano. Non è una cosa facile. Giannini dice: ok, però io cosa ci guadagno? Beh, dice, entri anche tu nel brevetto, naturalmente. Ci vogliono anni. Il 2 luglio 1940 Giannini otterrà il brevetto USA. Si cercano anche società negli Stati Uniti, compreso General Electric, per interessargli al brevetto, ma gli industriali rispondono che l'energia nucleare interessa solo i cultori di fantascienza. Però, brava gente. Comunque, ci sarebbe stata una bella storia anche qui da raccontare, ma richiede molto tempo. Il brevetto è alla base della pila atomica e delle bombe nucleari. Nel 1953 il governo USA pagherà agli inventori un totale di $300,000 per l'uso del brevetto, che dedotte spese e tasse darà a ogni inventore $28,000, l'equivalente di $264,000 dell'anno scorso, non proprio tanto. Gli inventori, Giannini, che ci aveva provato, aveva chiesto 10 milioni, gli hanno dato 300.000. C'è una lunga storia da raccontare, c'è un bell'articolo da leggere che si chiama For Slow Neutrons, Slow Pay. Per neutroni lenti, pagamento lento. Una serie di scoperte, non stiamo a perdere tanto tempo, però una cosa importante, si accorgono che alcune sostanze, in particolare il cadmio, ma non è l'unico, ma per loro fu il cadmio, ha una sezione d'urto di assorbimento di neutroni immensamente alto, cioè un sottile foglio di cadmio assorbe più neutroni di un mattone di piombo. Non è una curiosità che ve racconto così tanto per, ma perché serve per la pila atomica, come vedremo. Si userà il cadmio come l'equivalente di butta l'acqua sul fuoco prima che vada tutto, che scoppi tutto. Per questo lavoro Fermi prenderà il Nobel nel 1938. E adesso la diaspora di via Panisperna. Tutto finisce, anche le cose belle, soprattutto le cose belle. La scuola culminò nel 34, appunto, con i neutroni lenti. Durò 11 anni, dal 27 al 38. La diaspora iniziò già nel 33. Vedremo poi i dettagli. Avvenne per misteri, la scomparsa di Majorana, di cui parleremo tra poco, per opportunità, cioè non c'erano tutte cattedre a Roma per tutti, bisognava andare anche fuori. Lutti, a un certo punto morì improvvisamente Corbino, e la situazione politica, come vedremo. Nel 36 a Roma rimanevano solo Fermi e Amaldi, alla fine del 38 solo Amaldi. Il primo che sparisce è Majorana, che sparisce dai ragazzi di via Panisperna. C'è una piccola premessa. Nel 1931 Chadwick, che prese il Nobel nel 1935, osserva, è un inglese, una nuova particella. È neutra, ha una massa simile a quella del protone,
la chiama neutrone, ma non capisce che sta nel nucleo. Majorana, che ha un grandissimo intuito, commenta, parole testuali, guarda che sciocchi, hanno scoperto il protone neutro e non se ne sono accorti. Sviluppa un modello di nucleo con protoni e neutroni, calcola l'energia di legame dei vari nuclei leggeri. Fermi gli dice, pubblica. E Majorana gli dice, no, è prematuro, non mi interessa. Fermi sta per, non è scritto, ve lo racconto, Fermi sta per andare a Parigi a un importante congresso. Dice, Ettore, posso almeno dire che tu stai considerando questa teoria e dare qualche dettaglio? Majorana gli dice, guarda, tu puoi raccontare tutta la teoria, però la devi attribuire a un vecchissimo, decrepito professore di elettrotecnica, un incapace assoluto che sarà anche lui a Parigi. Fermi dice, no, scusa, io non posso fare una roba così. E allora non puoi. E quindi Fermi non lo dice. Pochi mesi dopo, Chadwick riconosce la natura nucleare del neutrone e Heisenberg balza sulla palla e riproduce esattamente la stessa cosa che ha fatto Majorana. Però lui la pubblica subito. E questa è la forza nucleare forte. Majorana avrebbe certamente meritato un Nobel. Però i Nobel si prendono solo da vivi, non si danno ai morti. Nel 1933 Majorana va in Germania per qualche mese, torna a Roma e non mette più piede in università. Vive come un recluso, non si taglia più i capelli, fa delle cose strane. Amaldi va a trovarlo infinite volte, non riesce a riportarlo. Si mette a studiare economia politica, la filosofia di Schopenhauer e il teatro di Pirandello. Bah. Nel 1937, sparito completamente dalla circolazione, accetta una cattedra di fisica teorica a Napoli per chiara fama, senza concorso, dopo aver rifiutato offerte da Cambridge, Yale e dalla Fondazione Carnegie. Ma non ha la forza di insegnare, non riesce neanche a reggere l'aula. Il 25 marzo del 1938 salpa da Napoli per Palermo e lascia lettere e un telegramma in cui parla di suicidio, poi dice ma no, ritorno, così. Pare sia sceso a Palermo, ma di lì se ne perdono le tracce. Sparito. Annuncio sulla Domenica del Corriere, chi l'ha visto? Questo però genera una quantità incredibile poi di illazioni e leggende, e queste che vi riporto sono alcuni esempi. Si suicidò per non essere coinvolto nella bomba atomica, lui aveva già previsto. Si nascose per dire di no alla scienza in generale, era in campagna, era in casa di contadini, era in un convento. È fuggito all'estero, aveva con sé il passaporto, ha ritirato i soldi in banca, gli ha detratti dello stipendio, è andato a Buenos Aires, l'hanno visto lì. È vissuto nell'ombra, scrisse lettere dal suo rifugio, riapparve e fu riconosciuto. Ma i ragazzi di via Panisperna non hanno mai avuto dubbi, si è suicidato. Ma la letteratura fiorisce, questi sono solo alcuni. La seconda vita di Majorana, la scomparsa di Majorana, un affare di Stato, il segreto di Majorana, a proposito di Majorana, il caso Majorana, il mistero Majorana, ipotesi inedita. Il più famoso è quello di Sciascia. È un bel libercolo da leggere. Buono anche questo. Segre. Nel 1935 Segre ha una cattedra di fisica a Palermo e quindi se ne va, diventa direttore del Dipartimento di Fisica nel 1936. Dal 1937 collabora con Lorenz, Nobel del 1939, sia a Berkeley, al Berkeley Radiation Lab, sia da Palermo e identifica due nuovi elementi, il tecnezio e l'astato. Ma nel 1938 è licenziato da Palermo per le leggi razziali, va in America, diventa Research Assistant a Berkeley e contribuisce alla scoperta del plutonio 239. Nel 1943 si trasferisce a Los Alamos, dove ritrova Fermi, è cittadino americano dal 1944, professore a Berkeley dal 1946 al 1972, Nobel nel 1959 per la scoperta dell'antiprotone. Rasetti. Nel 1935 Rasetti va a lavorare alla Columbia University a New York, torna brevemente a Roma nel 1937, ma dopo le leggi razziali lascia l'Italia per sempre. Non vuole lavorare per la bomba, va in Canada all'Università Laval di Quebec City, dove fonda il Dipartimento di Fisica e rimane fino al 1947. Fermi l'aveva invitato ad andare a Los Alamos, ma non ci andò.
Nel 1947 va negli Stati Uniti, diventa cittadino nel 1952, ha una cattedra alla Johns Hopkins di Baltimore, fino al 1967. Dal 1960 cambia tutto, si sposta sulle scienze naturali e diventa un esperto di trilobiti e fiori delle Alpi. Muore centenario in Belgio nel 2001 e Nature commemora nel suo necrologio uno dei generalisti più prolifici, il cui lavoro e i cui scritti sono noti per eleganza, semplicità e bellezza. Bruno Pontecorvo, un altro caso molto interessante. Nel 1936 va a Parigi a lavorare con Frédéric Joliot e diventa comunista, come Joliot, come i suoi i fratelli di Bruno, Gillo, Giuliana, Laura, e come suo cugino Emilio Sereni, che sarà un importante dirigente del Partito Comunista Italiano. A Parigi conosce e sposa Marianne Norblom, svedese, ha il primo figlio, Gill, altri due seguono. Nel 1940 i nazisti entrano a Parigi, lui è ebreo, deve scappare. Va a Tulsa, Oklahoma, che è un posto di petrolio, dove lui introduce tecnologia a neutroni nella prospezione petrolifera, nella ricerca di petrolio, dentro nelle carote, nelle cavità. Nel 1943 entra nel progetto nucleare britannico, prima in Canada, poi diventa cittadino britannico e si sposta in Gran Bretagna e lavora al progetto segreto a Harwell. Nel 1950 sparisce improvvisamente con la famiglia, nessuno sa nulla di certo di lui fino al 1955, quando appare, è in Unione Sovietica, come peraltro si pensava, dove diventa esperto mondiale nei neutrini, sarà chiamato Mister Neutrino. Ma è stato anche una spia sovietica? Chi lo sa? Questo è lui davanti al Bolshoi, come vedete, Bruno Maximovich Pontecorvo. Ci sono alcuni libri molto interessanti che cercano di fare luce sulla vita di Pontecorvo e sulla sua fuga e sulla possibile spy story. Sono belli, io li ho letti tutti, questo forse è più leggibile. Anche questo è recente, ce ne sono vari. Questo è lo stesso che ha scritto forse No Neutrons, No Pay. 37, improvvisa morte di Corbino per polmonite. Non c'erano gli antibiotici, pensa a te. Fermi dovrebbe succedergli, invece gli preferiscono questo signore qui per ragioni politiche, che vabbè era un discreto fisico, ma non ha né la lungimiranza di Corbino né il genio di Fermi. Amaldi. Amaldi ci prova anche lui ad andare in America. Ci va, ma le autorità italiane negano il passaporto alla famiglia. Deve rientrare. Poi comincia la Seconda Guerra Mondiale, settembre del 39, basta. E quindi si trova con grandi e inaspettate responsabilità. Comunque dopo la guerra, Amaldi dà dei contributi importanti per la creazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, del CERN e dell'Agenzia Spaziale Europea e terrà per 40 anni la cattedra di fisica sperimentale alla Sapienza. Fine dei ragazzi di Via Panisperna, Fermi allo spartiacque della sua vita. È famoso, ma estremamente riservato. Il suo approccio al mondo non è cambiato. Ama la giustizia, non si commuove per cause astratte, non entra in conflitto con forze superiori, evita gli avversari, non parla mai male di nessuno, in particolare del regime naturalmente. Chiude via via consulenze industriali che aveva accettato per migliorare la condizione economica o per senso del dovere. E nel 1937 rifiuta posti nei consigli di amministrazione che si sono resi vacanti per la morte di Corbino. Si prepara a lasciare l'Italia. Fermi era già stato molte volte in America e se ne era appassionato, era proprio diventato entusiasta. La prima volta c'era andato nell'estate del 1930 con la moglie, dove aveva tenuto all'Università di Michigan a Ann Arbor lezioni sulla teoria quantistica della radiazione. Poi era tornato negli Stati Uniti più volte, sempre a Michigan nel 1933-35, a Columbia nel 1936, Berkeley e Stanford nel 1937, da solo però, perché Laura nel frattempo era diventata madre. Dopo ogni viaggio torna a casa, dai andiamo, Laura fa, non se ne parla proprio, no, io sono di Roma, sto bene a Roma.
Nel 1935 la situazione politica per l'Italia peggiora di molto, perché la guerra in Etiopia porta le sanzioni che obbligano di fatto l'Italia ad avvicinarsi alla Germania nazista, che è l'unica che non la sanziona, che gli dà carbone, acciaio, queste cose qui. E l'11 novembre del 1938 le leggi razziali. Come vedete, i matrimoni misti sono proibiti, la definizione di ebreo, le discriminazioni. Discriminazioni oggi è considerata una parola negativa, lì è una parola neutra. L'annotazione allo Stato civile, l'esclusione degli impieghi statali, parastatali, interesse pubblico, eccetera, eccetera. Laura, pur essendo ebrea, non crede di essere in pericolo. Suo padre purtroppo pagherà per tutti nel 1943. Non vorrebbe lasciare l'Italia, però Enrico la convince, si deve proprio partire. Aveva già fissato di partire nel 1939, ma arriva la comunicazione del Nobel. Il Nobel lo riceve il 10 dicembre del 1938, dice: è un'occasione da non perdere, bisogna andare, adesso. Si preparano in gran segreto per lasciare l'Italia. Ufficialmente loro vanno a Stoccolma per il Nobel e poi 7 mesi a New York, per cui aveva un contratto, come tanti altri prima, per andare alla Columbia University. Salgono in treno, il treno è lo strumento, è il mezzo ovvio per andare a Stoccolma da Roma, ma il treno passa per la Germania. E Laura è ebrea e siamo nel 1938, cioè le leggi razziali naziste erano già pesanti da molto prima. Ma sono state prese precauzioni. Molto riservatamente Laura si è convertita al cattolicesimo, è stata battezzata, si sono risposati in chiesa cattolica, e Laura non è più ebrea sul passaporto. E passano. Prende il Nobel, sono ospiti dei Bohr a Copenaghen, poi vanno a Southampton e si imbarcano per gli Stati Uniti la vigilia di Natale. Arrivano il 2 gennaio a New York, dove sono ricevuti da Pegram, che è il direttore del Dipartimento di Fisica della Columbia, e dall'amico Giannini, che non ha ancora ottenuto il brevetto ma ci sta lavorando. Affittano un appartamento vicino all'università, sapete, Columbia è sul West Side di Manhattan, 124esima strada, ma per vivere più all'americana vanno al di là del fiume Hudson in New Jersey, a Leonia. E adesso incomincia l'avventura americana. È fatta di questi passi. Tra il 39 e il 42 Fermi progetta e realizza il primo reattore nucleare. Dal 42 al 45 ha un ruolo chiave nella bomba a fissione del progetto Manhattan ed è chiamato a supporto dell'Interim Committee di Truman. Vedremo cosa vuol dire. Dal 45 al 54 è chiamato nel General Advisory Committee a supporto dell'Atomic Energy Commission, che ha sostituito il progetto Manhattan nel dopoguerra. Prima osteggia la bomba H, ma poi collabora. E comunque dal 45 al 54 replica a Chicago la scuola di Roma ed inoltre lavora sulle particelle elementari e in astrofisica. Cominciamo da qui. Nel 39 erano incominciati praticamente subito dopo, vi ricordate, 38, dicembre 38, Hahn e Strassmann identificano la fissione, realizzano la fissione. Gennaio 39, Lise Meitner e Otto Frisch identificano, riconoscono questa è la fissione. Allora è possibile estrarre energia, allora è possibile fare la bomba. Incominciano subito. Gennaio 39, Meitner. Febbraio 39, Joliot Curie inizia il progetto nucleare francese, ma la Francia capitola di lì a poco. Aprile 39, la Germania inizia l'Uranverein, tra cui Heisenberg, Hahn, Gerlach, Bothe, Geiger. Marzo 39, Fermi e Pegram scrivono al Presidente degli Stati Uniti e alla Marina, e anche Szilard, Wigner e Einstein nell'agosto del 39, segnalando agli Stati Uniti la possibilità della bomba. I lavori iniziano subito, ma confluiscono nel progetto Manhattan solo nel 42. Marzo 40, progetto nucleare britannico, dove c'è Otto Frisch, e l'URSS, l'Unione Sovietica, spia dappertutto. Solo dopo la guerra si impegnerà a fare la bomba, ma prima tiene sotto controllo gli altri. E Fermi è lì. Il reattore nucleare è indispensabile sia per produrre energia sia per creare gli isotopi fissili per le bombe. Il controllo dei neutroni è l'elemento chiave.
tant'è vero che è fermi è il massimo possibile. Questo collega statunitense dice: Fermi ha imparato a pensare come un neutrone, perché anticipa quello che fanno i neutroni. Ma l'FBI, J. Edgar Hoover, scrive: è certamente fascista. L'impiego di questa persona sul lavoro segreto non è raccomandato. Ma ovviamente lui è troppo bravo. Ciò nonostante, Fermi, straniero, enemy alien, cioè straniero nemico dal 7 dicembre 41, quando dopo Pearl Harbor gli americani entrano in guerra, guida comunque la ricerca statunitense sui reattori nucleari e realizza il primo reattore, che diventa operativo il 2 dicembre del 42. Comincia il lavoro teorico a Columbia, questa è Columbia, New York City, in estremo riservo, nemmeno sua moglie sa nulla di nulla, lui parte per i viaggi e non gli dice dove va. A un certo punto gli dice: dobbiamo andare a Chicago, e lei va a Chicago con tutta la famiglia. Poi dice: dobbiamo andare a Site Y è Los Alamos, e loro prendono armi e bagagli e vanno. Ovviamente Laura non è stupida, ma non sa niente di ufficiale. Solo a fine della guerra, nel 45, quando viene fatto un documento declassificato, Enrico va da Laura e dice: guarda, questo è quello che ho fatto, leggi, che non era ovviamente tutto. Ma addirittura il giorno stesso del 2 dicembre del 42, reattore nucleare funzionante, alla sera c'è un party di celebrazione in casa Fermi. Fermi dice a Laura: prepara che vengono amici. Gli amici arrivano: congratulazioni Enrico, congratulazioni Enrico, congratulazioni Enrico. Laura dice: perché? Fa chiederlo ad Enrico. Enrico, perché? Niente. 7 dicembre 41, Pearl Harbor, gli italiani diventano enemy aliens, quindi un sacco di restrizioni, ma Fermi continua a lavorare per i progetti segreti. Le posizioni di comando comunque sono solo per americani. Il capo del progetto reattore è questo signore qui, peraltro un Nobel, Arthur Compton, che, dato che sta a Chicago, dice: Enrico, dovete venire tutti a Chicago. E così accade. Questo è il gruppo di lavoro di Chicago con Enrico Fermi, che è qui. E niente, si trasferisce ad aprile del 42 e Laura resta con i bambini fino alla fine delle scuole, come succede nelle migliori famiglie, e poi va anche lei a Chicago. La pila atomica, 40.000 mattoni di grafite e 19.000 blocchetti di uranio, pensate. La grafite contiene idrogeno, serve per allentare i neutroni. Le barre di cadmio mobili che si estraggono servono per assorbire neutroni in eccesso e controllare la reazione a catena. Questo è Fermi, conciato come lo spazzacamino, come tutti gli altri, perché la grafite è polverosa, insieme a George Weil, che è addetto all'estrazione dell'ultima barra di cadmio, che tirano fuori poco alla volta, 10 pollici, un piede, come misure americane. Fermi calcola la geometria usando il regolo calcolatore. Voi sapete cos'è un regolo calcolatore? Tutti? Dubito. L'avete usato? Sapete usarlo? Bene, bene. I giovani sono sicuro che no. Io ho imparato e l'ho usato poco, devo ammettere. Ed ecco la pila, non c'è una foto, sono solo disegni. In realtà è una forma quasi sferica. È solo per stabilità che ci sono questi mattoni esterni. Fermi calcola che diventerà critica al 57esimo strato. Completato, dice: va bene, andiamo a casa, domani facciamo la prova. 2 dicembre 42. La pila opera in maniera prevedibile e controllata. Quello in basso si vedete con la barra di cadmio da estrarre. Questi qui sopra avevano dei sacchi di polvere di cadmio che nel caso più estremo si sarebbero buttati, sparsi. E c'era anche uno con un'ascia che doveva fare tagliare un cavo che poi avrebbe dovuto fare cadere delle altre barre di cadmio. Ma invece andò tutto benissimo. E Compton da Chicago comunica in codice: il navigatore italiano è arrivato al nuovo mondo. Bravo. La bomba a fissione. 17 giugno del 42, il presidente Roosevelt crea il progetto Manhattan.
Il capo è il generale Groves, il capo scientifico Oppenheimer, il sito Site Y e lo Salamos. Oppenheimer chiama Fermi direttore aggiunto del progetto Manhattan e lo mette a capo della divisione F, F sta per Fermi, che non deve fare niente di specifico ma deve aiutare tutti gli altri, perché è un oracolo a cui ogni fisico in difficoltà può rivolgersi e Fermi riesce spesso ad aiutare. Dall'inizio del 1943 può uscire di casa solo con una guardia armata e non può più prendere aerei per i rischi associati. Ha comunque alcuni compiti di lungo respiro che non hanno a che vedere con la bomba a fissione, perché da lui dipende Teller, che sta facendo la teoria della cosiddetta super, che è la futura bomba H, questo signore Brecher, che invece è il supporto sperimentale a Teller, e poi si occupano di un reattore di tipo diverso, non a uranio grafite, ma uranio naturale e grafite, ma uranio arricchito, quindi con un certo mix di isotopi e con acqua a ebollizione. Ma qui incomincia il ruolo politico di Fermi, un ruolo che lui non ha veramente mai voluto. Però Truman succede a Roosevelt. Roosevelt muore il 12 aprile del 1945. Il suo vicepresidente Truman diventa presidente. Truman non sa nemmeno che esiste Los Alamos. Nessuno gliel'ha detto, perché non doveva saperlo, non era suo compito. Però glielo dicono a quel punto lì, e quello che glielo dice è questo signore qui, il ministro per la guerra, Henry Stimson. Lui immediatamente dice, beh, cerchiamo di capire. Allora costituisce questo interim committee, che è fatto in parte, fatto da, questi qui sono politici, Burns, Stimson, Clayton, questo beh, anche un militare, un sottosegretario della Marina, altri sono presidenti di grandi università. Ma questi hanno bisogno di tecnici e allora scelgono quattro tecnici che li supportino e questi quattro tecnici sono Oppenheimer, Fermi, Lawrence e Compton. E Fermi è diventato americano da neanche un anno. La prima importante decisione su cui si devono esprimere è questa, perché l'11 giugno del 1945, questo signore qui, peraltro un premio Nobel, James Franck, insieme a questi altri signori tutti molto importanti, altri premi Nobel e non solo, propone che la bomba venga lanciata su una zona disabitata come dimostrazione, facciamo venire i giapponesi ed evitiamo spargimenti di sangue. Truman dice al suo interim committee, che ne pensate? L'interim committee chiede ai quattro esperti, dice, che ne pensate? I quattro esperti decidono che no, bisogna tirarla sul serio sta bomba, perché una dimostrazione non convincerebbe il Giappone. E quindi la bomba viene tirata, Hiroshima, Nagasaki, la capitolazione del Giappone. Tutti eroi. Fermi riceve il 19 marzo del 1946 da generale Groves la Medal for Merit, che è la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti tra il 1942 e il 1952. Però dopo l'ammirazione cominciano anche le polemiche, i dubbi, eccetera. Era proprio necessario buttare questa bomba, è etico fare queste cose, eccetera, eccetera. La sorella di Enrico, Maria, si fa viva con una lettera a Enrico. Maria, a differenza di Enrico, è molto religiosa e scrive questo. Tutti parlano della bomba atomica, ma tutti sono perplessi per i suoi effetti spaventosi. Da parte mia, io ti raccomando a Dio, l'unico che può giudicarti moralmente. E non finisce qui, perché è il periodo in cui invece si comincia a pensare alla bomba H e alla sua realizzazione. Innanzitutto il progetto Manhattan, che è una cosa militare, finisce e il primo gennaio del 1947 un'amministrazione civile, l'Atomic Energy Commission, ne prende il posto. Questi cinque signori sono i primi membri dell'Atomic Energy Commission.
L'Atomic Energy Commission, anche questa, ha bisogno di basarsi su tecnici e quindi crea il General Advisory Committee, GAC, composto da 9 scienziati, tra cui Fermi. Il presidente è Oppenheimer e questi sono gli altri membri, Fermi, Rabi, Seaborg e altri. Il General Advisory Committee è il massimo servizio pubblico prestato da Fermi. Ci rimase fino alla scadenza del primo mandato, ma nel 1950, alla scadenza del mandato, rifiutò il rinnovo. Oppenheimer lo pressò in tutte le maniere, ma Fermi non voleva averci niente a che fare. Il General Advisory Committee, la cosa più importante, fu la decisione che preso, il parere che diede nel dibattito sulla bomba H e in particolar modo sul Crash Program, questo programma velocissimo con il massimo di energie e di risorse. E Fermi su questo tema dimostrerà stranamente contraddizioni tra idealismo e realismo. Fermi fu anche, comunque, nel 1953, lo dico qui solo perché a parte della politica, ma la storia è diversa, obtorto collo presidente dell'American Physical Society, nomina che non poté rifiutare quando gli scrissero questo: speriamo che tu non voglia, come dire, unirti a quel gentiluomo italiano che Dante mise all'inferno perché fece il gran rifiuto, Celestino V, per chi pensa che ci sono altre ipotesi, però. Ecco, e lui dice, vabbè, va bene, all'inferno non ci voglio andare, non faccio il rifiuto. La bomba H, la fusione si fa con gli atomi di idrogeno, non ne parliamo troppo, è un'enorme quantità di energia che viene liberata, ci vogliono delle bombe a fissione per innescare la bomba a fusione, perché ci vogliono milioni di gradi di temperatura per vincere la repulsione coulombiana delle cariche, insomma. È lo stesso principio come funziona il Sole, niente di meno che. Le bombe H hanno una potenza teoricamente illimitata. Comunque la bomba H, quelle che hanno lanciato, erano almeno 1000 volte più potenti delle bombe di Hiroshima. Cioè, questa è la bomba massima, fu lanciata dai sovietici, chiamata Tsar Bomba, il 30 ottobre del 61. Vedete quei cosini lì? Hiroshima. Pensate se ci avessero tirato questa. Il 29 agosto del 49 i russi, i sovietici, fanno la prima esplosione, la prima bomba a fissione russa. Gli americani sono sorpresi e spaventati, pensavano che ci sarebbero voluti altri 10 anni, non sapevano ancora delle spie. Teller, quello che rispondeva a Fermi nella divisione F, e Lorenz, premio Nobel, inventore del ciclotrone, spingono su Truman perché faccia un crash program per fare la bomba H, la super. Oppenheimer frena. Truman allora chiede all'Atomic Energy Commission e quindi al General Advisory Committee di esprimersi sul crash program. Il General Advisory Committee, con Fermi, si riunisce il 29-30 ottobre del 49 e vota contro il crash program per la H. C'è un majority report e un minority report, cioè si spezzano. Erano 9, uno non è presente, sono 8. 6 dicono no perché magari non ci riusciamo e secondo non c'è logica militare, cioè per fare a pezzi le truppe sovietiche bastano le bombe a fissione. Le bombe H servono solo per distruggere Mosca, Los Angeles, Chicago, Calcutta, qualche grande città con almeno 5 milioni di abitanti, non vale la pena. Fermi e Rabi, entrambi premi Nobel, firmano il Minority Report, che è molto più duro, perché non dice no, ma sai, è una questione di logica, poi forse non siamo capaci. Dice no, l'H non va fatta, né ora né mai. Perché? E questo è testuale. Il fatto che non esiste alcun limite alla distruttività di quest'arma rende la sua stessa esistenza e la conoscenza dei suoi dati costruttivi un pericolo per tutta l'umanità. È quindi necessariamente una cosa cattiva
considerata sotto qualunque punto di vista. Per queste ragioni noi crediamo importante che il Presidente degli Stati Uniti d'America dica al pubblico americano e al mondo che noi pensiamo sbagliato eticamente, per principi etici fondamentali, iniziare un programma per lo sviluppo di una tale arma. Allo stesso tempo sarebbe appropriato invitare le nazioni del mondo a unirsi a noi in un giuramento solenne di non procedere mai allo sviluppo, alla costruzione di armi di questa categoria. Però, che fa Truman? Dice, non me ne frega niente, io vado avanti. Teller, fatti pure il crash program. E che fa Fermi? Collabora. Non ci lavora veramente, ma proprio con questa espressione sua, come Pope who plays the devil's advocate, come il Papa che fa l'avvocato del diavolo, comunque continua a parlare con questa gente, evidenzia i limiti progettuali e stimola correzioni adeguate. Quindi, al 1 novembre del 52, gli americani fanno la prima bomba H e solo 9 mesi dopo Sakharov fa la bomba sovietica, pure H. Per cui, come si faceva veramente a fermarsi? Ma la scuola di Chicago, siamo quasi alla fine. L'Università di Chicago ha tanti soldi, programmi ambiziosi e vuole creare 3 dipartimenti di fisica nucleare, radiologia e studio dei metalli. Offre a Fermi quello che vuole e Fermi accetta la fisica nucleare, si intende, a patto che un suo collaboratore, Allison, si occupi della burocrazia. Fermi non vuole avere niente a che fare con quello, vuole solo fare il fisico. Il suo nome porta immediatamente un sacco di giovani talenti a Chicago. Ne citiamo 4: Chamberlain, che prenderà il Nobel nel 59, Sung Dao Lee, Nobel 57, insieme a Chen Yin Yang, e Steinberger, Nobel dell'88, tra una fila di altri. E un'altra cosa, ancora una volta Fermi vede lontano. Vi ricordate? Nel 29, con Corbino, bisogna spezzare l'atomo, usare proiettili, passiamo dalla fisica atomica alla fisica nucleare. Adesso lui, che è numero uno sui neutroni, può chiedere qualunque stanziamento, fare tutto quello che vuole. No, fine, perché il futuro non è lì, il futuro è nelle particelle elementari, in particolare nelle interazioni tra i pioni e i nuclei. Allora, ovviamente questi grafici non hanno niente a che vedere con quei tempi, perché qui abbiamo addirittura i quark, up and down, nelle varie interazioni con i pioni, più, pi, meno, zero, eccetera. Però lui, ancora una volta, guarda più in là. Continua il suo lavoro con i raggi cosmici, gli acceleratori, i nuovi computer, quelli che si rendono disponibili. I raggi cosmici perché comunque ci vogliono particelle ad altissima energia che nessun ciclotrone, sincrotrone, quelle cose che avevano allora, poteva ancora produrre, ma ancora oggi nei raggi cosmici ci sono delle energie, ovviamente in numerosità basse, che non sono disponibili con acceleratori. E poi si dedica all'astrofisica. Si dedica all'astrofisica perché lui butta nell'astrofisica la sua conoscenza enciclopedica della fisica e con le, diciamo, per analogie, no? È bravissimo a operare per analogie. E ci sono qui dei ricordi di Chandrasekhar, Nobel per la fisica, famoso astrofisico, che ricorda proprio come Fermi le usasse. Per esempio, lui affrontava le instabilità gravitazionali nei bracci delle galassie a spirale con le instabilità dei plasmi, come le instabilità dei plasmi. Lui aveva conoscenza di plasmi e le applicava dall'altra parte. Inoltre è il primo che applica la magneto idrodinamica in astrofisica e che ipotizza i campi magnetici interstellari che furono poi confermati sperimentalmente. E siamo alla fine. Fermi torna in Italia solo 2 volte, una volta nel 49 e una volta nell'estate del 54, che è questa. In quest'estate del 54 lui avverte gravi sintomi. Qui sono delle foto con gli Amaldi, con Fermi, questa è la moglie di Amaldi, questo è Amaldi, questo è Persico, molto invecchiato. Questo è ancora Fermi, Amaldi, le famiglie, via. Questo è Giulio Fermi, il figlio di Enrico. Però sta malissimo, rientra a Chicago gravemente malato.
un'operazione esplorativa evidenzia un cancro ormai incurabile. Autunno del 54. Fermi è cosciente dell'incurabilità, affronta il male stoicamente e muore in poche settimane. Due settimane prima di morire riceve da Eisenhower l'ultimo premio per tutto quello che ha fatto nella sua vita e muore a 53 anni il 29 novembre del 54. Questa è la sua tomba a Chicago. Gli Stati Uniti lo onorano con l'Enrico Fermi Presidential Award, che è una specie di premio alla carriera per fisici soprattutto, ma in generale per scienziati, ma anche per personalità brillanti che hanno dedicato tutta la loro vita all'energia e all'energia nucleare in particolare. I primi a riceverlo sono dei nomi che in fisica sono iper spettacolari: von Neumann, Lorentz, ne abbiamo già parlato, Wigner è un Nobel, Seaborg è un Nobel per la chimica, Bethe è un Nobel, Teller l'uomo del bombacco, Oppenheimer lo conosciamo. Il primo caso strano è Ricover. Ricover è un ammiraglio che si è battuto fin dall'inizio con lungimiranza per costruire i sottomarini nucleari e le navi a propulsione nucleare, ed è per questo che ha preso questo. Poi abbiamo Hahn, Meitner, Strassman, Wheeler. L'Università di Chicago lo onora con l'Enrico Fermi Institute per le Scienze Fisiche e il National Accelerator Laboratory diventa il Fermi Lab, prima dell'acceleratore di Ginevra, del Large Hadron Collider, era il più grande acceleratore del mondo. E Enrico Fermi chiude una sua biografia su Fermi dicendo, Emilio Segre chiude la biografia su Fermi dicendo: con lui sparì l'ultimo fisico che abbia dominato tutta la fisica, sia teorica sia sperimentale. Non è da attendersi che col frazionarsi e specializzarsi della scienza si possa vederne l'uguale in avvenire. Grazie. Al solito apriamo al dibattito e alle domande su quanto ci ha descritto Giuseppe. Io ho camminato diverse volte lungo la via Panisperna, però non ho mai capito dove sia questa. È una bella domanda, ma io non ci sono mai stato. Anche perché l'Istituto di Fisica cambiò sede da via Panisperna già ai tempi dei ragazzi di via Panisperna, quindi fu fondata lì, e però credo che proprio nel 34-35 forse 35 fu spostato altrove, per cui qualunque cosa ci si dia sia lì, c'è un museo credo di sapere. Erano le foto, quella che io ho messo nella foto era la foto degli anni 30. Non è, tra l'altro lì fece, quando ci fu l'esperimento quello con i neutroni, il fatto che l'idrogeno effettivamente rallentasse i neutroni eccetera, Fermi abbia anche un'altra idea, una sperimentazione un po' da ridere. Nell'istituto c'era un giardinetto, in questo giardinetto c'era una fontana con pesci rossi, acqua H2O, H. Allora misero i rivelatori nell'acqua e visero che effettivamente con la presenza di idrogeno c'era lo stesso effetto, ovviamente con la dovuta differenza rispetto alla paraffina. Il giardinetto apparteneva peraltro alla famiglia Corbino, perché Corbino come direttore dell'istituto aveva un alloggio lì, però non se ne lamentò. I pesci non lo so se sono diventati non tanto radioattivi, Sofia. Altre domande? Mi spiace, non... Ma c'è di sicuro, perché ne hanno fatto di sicuro un museo, mi sembra di saperlo, però... C'ho una presentazione pronta, però no. Allora, decadimento beta.
In fondo il decadimento beta, il neutrone stesso non è una particella stabile. Il neutrone lasciato da solo, non nei nuclei, decade in circa 1000 secondi in un protone, un elettrone e un antineutrino. Si chiama decadimento beta storicamente alfa, beta, gamma. Alfa, l'hanno inventato così, no? L'alfa sono i nuclei di elio, beta sono gli elettroni, gamma sono i fotoni, raggi, radiazione elettromagnetica. Gli elettroni, il decadimento beta può essere beta più e beta meno. Beta meno è quello normale, elettrone più antineutrino. Beta più, positrone e neutrino, perché conservazione. Quando Fermi si occupa del decadimento, il problema nasce così. Osservavano che certi atomi decadevano emettendo un elettrone e poi c'era un atomo che aveva un protone in più. In meno, scusate. Ma pareva che non ci fosse, che non fosse conservata l'energia. Perché uno dice, atomo di partenza, atomo d'arrivo, osservo un elettrone. Questo elettrone dovrebbe avere un'energia ben definita, date l'energia delle altre cose che ci sono in giro. Invece non l'aveva, aveva uno spettro di energia, cioè vari valori di energia. E non si capiva perché. Ci voleva... La cosa è avvenuta in molti anni, perché quando questo era stato osservato, eravamo, come dicevo prima, quando si conoscevano solo il fotone, l'elettrone e il protone, non si conosceva il neutrone. Quindi si pensava un atomo che aveva degli elettroni che oltretutto potevano anche orbitare nel nucleo, potevano, protoni, basta. Pauli per primo ipotizza che ci sia una particella non osservabile che porti via l'energia che manca, il neutrino. Fa anche ridere questo, perché vabbè, come dire, mi manca qualcosa, vabbè, se sarà portata via Vanni, perché visto che io non ce l'ho più, però Vanni non lo vedo, non lo so, è troppo grosso, non è un neutrino. Però è un'ipotesi. Tra l'altro Pauli l'aveva chiamato neutron, cioè neutrone questa cosa, ma dato che era piccolo, Fermi l'ha corretto in neutrino. E il nome è rimasto, e anche questa è una cosa aneddotica che fa ridere, perché solo in italiano c'è il significato neutrino e piccolo, neutrone e grosso. In inglese neutron e neutrin, non c'è niente che fa pensare una cosa grossa a una cosa piccola, però il nome è rimasto. In ogni caso, passo passo, poi arriva la scoperta di Chadwick del neutrone. Ah, c'è anche il neutrone. Il neutrino resta solo un'ipotesi, perché tra l'altro solo recentemente è stato osservato in un certo senso il neutrino, certamente non negli anni 30. Poi occorrono però anche, per poter andare avanti, occorrono dei passi teorici. Il primo passo teorico lo fa Dirac. Dirac è quello che mette nella equazione di Schrödinger, mette praticamente la teoria della relatività ristretta, non quella generale. Quindi fa la prima equazione quantistica relativistica. In questa equazione quantistica relativistica Dirac trova come soluzione anche l'antimateria, i positroni, le lacune, i positroni. Ed è un altro pezzo, sono delle tessere di mosaico che nell'arco di 5 anni, dal 28 al 33, portano Fermi a risolvere. Ma non è finita qui. Dirac, ed è molto complicata, poi senza grafici diventa un po' difficile. Dirac, sempre lui, fa la teoria di campo quantistica, dove c'è l'interazione delle particelle tra di loro e con il campo. Nel fare questo, e la fa per i fotoni, inserisce operatori di creazione e di distruzione di fotoni. Come agiscono? È una cosa matematica, un operatore. Letteralmente è una matrice hermitiana, ma succede che quando la nuvola elettronica si aggiusta dopo che è stata eccitata per via della radiazione, se praticamente l'interazione, no, tra l'elettrone e il fotone, per esempio quando si disecita un elettrone,
perché è stato portato un'energia troppo alta, torna giù, emette un fotone. Ci vuole per descriverlo matematicamente ci vuole un operatore di creazione di fotone. È una cosa matematica molto complicata. Questo va bene per i fotoni. I fotoni sono dei bosoni. I bosoni sono più facili dei fermioni. Bisogna passare un altro pezzo. Wigner e un altro di cui mi sfugge il nome, premio Nobel Wigner, quantizza un campo di fermioni, che si chiama seconda quantizzazione. A questo punto, nel 1933, Fermi mette insieme tutto questo e fa la teoria del cadimento beta con il neutrino. E fare la teoria vuole dire che lui calcola le energie, lo spettro degli elettroni, le regole di selezione e una costante, detta costante di Fermi, che praticamente è la misura della forza che corrisponde a quella che poi verrà chiamata la forza nucleare debole e che lui calcola attraverso i pochi dati sperimentali disponibili. Questa roba qui. Dopo questa mia risposta ha azzittito tutti. Dice, ma mandalo a casa. Grazie, grazie a tutti. Bene, grazie a tutti. Io volevo solo ricordarvi i prossimi appuntamenti. Il prossimo sarà sabato prossimo. Vedremo non qui ma alla sala Montanari, che è più attrezzata per questo genere di manifestazioni, un film che si chiama The Dish, che è in pratica la storia di un radiotelescopio in Australia che è servito, è stato fondamentale per mantenere i contatti durante le spedizioni americane sulla Luna, in particolare dell'Apollo 11. Quindi sarà alle 21, giusto? Sarà presentata e commentata dal nostro Giuseppe Palumbo, che è un po' l'esperto di film nostro. Contemporaneamente vi ricordo anche che verso fine maggio, il 26, che è una domenica, ci sarà una giornata di porte aperte a Campo dei Fiori su il sistema solare. Voi sapete che abbiamo il percorso dei pianeti e quindi sarà commentato con diversi appuntamenti a partire dalla metà della mattinata fino alla metà del pomeriggio. Bene, io vi ringrazio, ringrazio soprattutto Giuseppe per la... no.